Sono stato alla stazione. Un sacco di gente. E allora? Lì ci sono le cabine telefoniche. La gente telefona nelle cabine telefoniche. Ma io dico, che telefono hanno a fare? Certo. E quelle orribili scarpe a punta? Queste sono scarpe di lusso. Sì, come no. Non servono certo a nascondere quei piedi da contadino quale sei. Servono solo a nascondere i buchi che hai nelle calze, ma guarda. Io me la sono. Sì. Sì. Ma tu sei l'ideale dei nostri teologi. Sei la nostra ostia sacra delle nostre messe nazionali. Non bestemmiare. Non bestemmio. Faccio delle metafore. Ma me che ne frega niente delle metafore, io non voglio che si bestemmi. Ma che ne sai tu, povera vittima del clericalismo? Poi sono uscito di casa e non hai potuto fare a meno di guardare la gente. Come la gente non ha potuto fare a meno di guardare te. E ha notato subito quella faccia da biforco quale sei. Poi ci si è passato davanti a un cinema. Quando proiettano il film nel cinema, date le tue esigue capacità mentali, non riusciresti a capire quello che proiettano. Secondo me ti addormenteresti soltanto. Io me la so. Sì, come no. Pianta? Ti rimaneva un'ultima possibilità. La stazione. Centrale? Sì, più centrale delle centrali. Mica ti accontenti delle stazioni secondarie. Lì, in quelle stazioni, dove ci sono quelli stranieri, ci scommetto che sei andato subito dritto nel pesciatoio, non è così? Sì, là, nel pesciatoio. Dove nell'urina galleggia le cicche di sigarette. Non ti bastava più passarti le cicche di sigaretta da una mano all'altra. Ma sei andato lì nel pesciatoio per riconquistare la tua identità, il tuo essere uguale agli altri. E poi, visto che non potevi rimanere lì a lungo, ti sei dato una bella pettinata. Devo dire, con quale effetto poi? Ho fatto un bello sforzo, lo devo ammettere. No. E così hai inventato questa bella storiella. Che te la sei? Sì, me la sono. Va bene. Tanto tornerai la prossima settimana lì nel pisciatoio. Va bene, d'accordo. Come hai detto tu, te la sei fatta. E non solo ti ha adorato questa signora qua, diciamo, ma anche suo marito, no? Il generale. E poi ti hanno offerto un bel giro da pistacchio. Non è vero, non è così? Ne vuoi ancora? O non ti basta? Tu ce l'hai con me. Io non ti ho fatto niente. Di un po'. Hai notato che qui non ci sono le mosche?
Ecco, lui e le sue stupide mosche. Dobbiamo occuparci di cose più importanti noi adesso. Il mondo e dei suoi problemi, di questioni economiche, politici e sociali. E lo devo fare nei dibattiti, negli eventi. E lui mi viene a parlare delle sue stupide mosche. Ma come, se c'era? Lo sai cosa rappresentano quelle mosche? Rappresentano piccoli sciovinismi, piccoli... piccoli... non certo quello che dobbiamo occuparci adesso. E tu perché so questo? No. Allora me lo prendo io. No, lasciami. Ah, dunque, non solo sei un bugiardo e sei un impertinente, ora sei avido del cibo, no? Delle cose materiali. Secondo te cosa dovrei farmene delle tue scatolette? La tua è una fame bestiale. Ma no, che dico, non bestiale. Perché le bestie si nutrono solo di quello che hanno bisogno. No, mangia! Io mi nutro sicuramente. Almeno tu stai zitto. Ma cos'è? Non ci credo. Dove l'hai comprata questa? Giù al supermarket qui all'angolo. Perché? Carni cotte al vapore per un pasto completo e delizioso per i nostri amici a quattro zampe. Ma va, da qua. Sì. Che mica sai leggere? Tu non sai far arrabbiare. Non ho nessun interesse a farti arrabbiare, ma non vedi l'immagine? Ma che c'entra? Questo significa che carne buona, carne extra per amico. A quattro zampe. Ma che significa? Anche a casa mia c'è un quadro con un cervo sorridente, con il tramonto, l'erba, il prato verde. Si deve mangiare tutto il prato? Potrebbe essere. Se fa bene agli amici quadrupedi, non vedo perché tu non dovresti mangiarla, visto che tanto a te di sicuro non può far male. Carne della tua specie. Ah, buono. Almeno spiego. Sarà non al primo. Non c'è cosa peggiore che vivere in un sottoscala. Tutto si sente. Ti senti quando salgono le scale e quando le scendono. Non solo, ma anche quando si alzano e quando vanno a dormire. Quando si lavano, proliferano, defecano. L'unica cosa che non lo senti fare ancora è morire. Ce ne hanno di salute questa. Ma non li vedi quei tubi là? A me sembrano tubi che sono tubi. Ah, tubi che sono tubi. A me sembrano le intestine delle budella. Chi siamo noi due? Due agenti patogeni? Due vibrioni? Due bacilli di Koch, due gonococchi,
Io un monococco, che mi ritenevo una cellula preziosa in materiale cerebrale, in compagnia di un protozoo. Chi sarei io? Qua non c'è altro che muri, soltanto muri. Non c'è luce, non c'è aria, ho bisogno di luci, di aria, di spazi. Io sto bene qua. Ah, sì? Stai qui bene tu. Si sta caldi, non ci sono porte, non ci sono finestre. Pensa che mio nonno è morto a 90 anni e viveva in un sottoscala. E di cos'è morto? È uscito ogni tanto, usciva all'aria fresca e gli è presa una polmonite ed è morto di acqua. Dunque, se questa topaia, che così bisogna definire, è tanto confortevole, perché non mi paghi 4 mesi di affitto? È talmente risolvere la cifra? Settembre, ottobre, novembre, dicembre. Neanche questo vuoi pagare? Non ho soldi. Cosa hai detto? Non ho soldi, tu ce li hai soldi. Tu hai. Lo sai che la pazienza l'ho persa? Me ne vado, anzi, trasloco! È già successo. È già successo. È già successo. Ti lascio la chiave sotto la porta. Con te non parlo più. È solamente un cattivo padrone per lui. Lascialo! Lasciami stare. E questa dove l'hai pescata? Cosa ti importa dove l'ho pescata? Oggi è festa. Festa, dico. Quindi ti devi prendere in maniera elegante. Non vorrei mica spaventare l'anno nuovo. Brindiamo. All'anno nuovo. All'anno nuovo. Ah. Ah. Un altro anno è passato. Il potere non mi impedisce di dire quello che penso. Figuriamoci i miei pensieri. Non hai mai pensato a pensare? Pensare, pensare. Sì, penso per uno scemo. Pensare non significa mica essere scemo. Dipende, c'era uno scemo al paese,
Questo era scivo, eh? Sì. Non sapeva far niente. Viveva di ciò che gli dava la gente. Non c'aveva nessuno. Era solo. E che cosa faceva? Tutta la giornata. Pensava. E che cosa pensava? A pensare. E pensa, e pensa. No, ma quello non era scemo, secondo me. Quello era intelligente. Non era lo scemo del paese. Ma era libero. Ho capito. Sei un prete. Sì, io. Già da quando mi hai preso dal collo ho detto tu sei un frate predicatore. Uno di quei frati che dicono non amate il potere, perché il potere è il diavolo. Amate Gesù Cristo. Ma chi è Gesù Cristo? Fatemelo vedere Gesù Cristo. Io conosco una sola libertà, quella di non essere obbligato ad andare a lavorare. Datemi 7 giorni, 7 domeniche pagate e io ti bacerò i piedi come Gesù Cristo. 7 domeniche pagate. Se ti levassi l'unica che hai. Tu non mi puoi levare niente, non mi puoi levare e togliere niente, a riprenderti niente. Tutto quello che puoi fare è criticare. Io no, il potere sì. Allora vuol dire che il potere bisogna che essere un buono. Perché come può togliere il buon che dà? Ah, ecco perché non mi feci mai stare con lui. Io me ne ero accorto che rimpinzavi di carta moneta il salvadanaio. Mi servono per andare a casa. Te coglieranno tutti e faranno una grande festa. E poi tra loro scorgerai tua moglie, i tuoi figli che ti andranno incontro e vi abbraccerete tutti insieme. E poi ci saranno i regali, sì, tanti regali. Ci sarà anche la banda, sì, la banda del paese. Potrai comprare tutto ciò che vorrai e manderai i figli a scuola. E tutto sarà buono, tutto sarà giusto, perché la legge darà il pane. E la legge darà la libertà. Se è questo che vogliamo tutti, perché non possiamo ottenerlo?